Stefano De Martino dice basta e lancia una pesante stoccata alla sua ex Belén Rodríguez, parole taglienti per la showgirl. Una lunga separazione che tuttora continua a catturare l'attenzione mediatica, gli ex coniugi Stefano De Martino e Belén hanno attraversato momenti molto difficili negli ultimi mesi, resi noti attraverso il filtro del gossip. Oltretutto quest'ultima, tra frecciatine, rivolte al padre di suo figlio, nonché interviste in cui ha raccontato i presunti tradimenti subiti, ha contribuito ad alimentare il pettegolezzo. Pare vi siano state forti tensioni tra loro, anche se recentemente i rapporti potrebbero essersi appianati, specie in occasione del compleanno di Santiago. In verità, però, qualche malumore pare ci sia ancora. E a tal riguardo l'ex di Amici, che non si è mai pronunciato sul rapporto con l'ex moglie, ha detto basta e ha voluto rivolgere, in modo piuttosto esplicito, una frecciatina alla modella di origine argentina. Parole pungenti che potrebbero suscitare ulteriore astio, andando così a peggiorare una situazione i cui equilibri sono già precari. Infatti, come precedentemente accennato, la coppia parrebbe essersi ritrovata, il settimanale Gente lo conferma, ma, dopo l'uscita di Stefano, la tregua potrebbe non durare così a lungo. Stefano De Martino, la frecciatina all'ex moglie Belén, parole al vetriolo. Una grande storia d'amore che ha vissuto diverse crisi nonché frequenti tira e molla, oggi la rottura pare definitiva, anche se, quando si parla di sentimenti mai dare nulla per certo. Oggi Stefano De Martino e l'ex conduttrice delle Iene stanno cercando di costruire un nuovo rapporto, soprattutto per la serenità del figlio, benché non sia sempre facile. Infatti, l'ex marito, recentemente, si è lasciato andare ad uno sfogo involontario lanciando, seppur forse inconsapevolmente e in modo certamente bonario, una palese stoccata alla consorte. Difatti, secondo quanto riportato dal sito Dagospia, durante il backstage del noto programma TV Rai Stasera Tutto è Possibile di cui è il padrone di casa, quest'ultimo si sarebbe improvvisato esperto nuziale. A questo riguardo, perciò, trattando la tematica dei matrimoni non andati a buon fine, si è così espresso, vivete assieme ma non sposatevi. Un chiaro riferimento alla sua esperienza con Belén, che nessuno si sarebbe mai aspettato data la riluttanza del conduttore e ballerino di parlare della sua vita privata. Dal canto suo, la bellissima argentina sembra non aver dato molto peso alla battuta, dopotutto, alla fine, si tratta solo di questo, nulla di serio, e quindi è probabile che la cosa finirà qui. Tuttavia, la storia ci dice che niente, in amore, è certo.